Buongiorno a tutti e bentornati o benvenuti nel mio canale. Oggi il video sulle mie raccomandazioni per i profumi da indossare il giorno di San Valentino. Io non ho mai festeggiato San Valentino in vita mia, anche in 10 anni di relazione non l'abbiamo mai festeggiato, è una cosa che veramente non ci interessa. Però so che tantissime lo festeggiano e quindi volevo consigliarvi dei profumi da utilizzare quel giorno o comunque. Questo video può andare bene anche per qualsiasi altro tipo di appuntamento o qualcosa del genere. Ho deciso di dividere le fragranze in due gruppi, quindi 5 fragranze da utilizzare per un appuntamento magari di giorno, non so, un brunch, una colazione, un pranzo fuori, una passeggiata all'aperto, altre 5 per una cena abbastanza elegante e comunque dove volete un po' apparire, oppure per un appuntamento dedicato a voi e basta, mettiamola così. Quindi comunque una fragranza molto sensuale, molto sexy e bella femminile. Le altre invece sono sì, comunque abbastanza sexy, ma rimangono molto più leggere e ariose per il giorno. Iniziamo subito con quelle da giorno. Primo, non potevo non citare Miss Dior di Dior. Come sapete, questa è la versione 2017, che è la mia preferita tra tutti i Miss Dior che hanno fatto fino ad adesso. Infatti, sto cercando di comprarmi un backup di questa qua perché è fuori commercio. Nel 2021, se non sbaglio, a settembre o ottobre, è uscito il nuovo Miss Dior, che purtroppo non mi fa impazzire altrettanto come questo. E quindi voglio di sicuro comprarmi un backup da tenere a casa per un futuro, semmai finirò questo, anche se dubito perché comunque sono 100 ml ed è un sacco di prodotto. E come vedete non l'ho utilizzato tanto perché secondo me è più da primavera e da estate. Infatti questo inverno l'ho utilizzato abbastanza poco perché è comunque molto fresco, molto fiorito. Per quanto abbia in testa questa nota di pepe rosa che lo rende molto più frizzante, rimane comunque secondo me più adatto alla primavera. Per quanto riguarda le note, qui abbiamo in testa il pepe rosa, l'arancia rossa, l'arancia dolce, il mandarino, il bergamotto di Calabria e il limone. In centro la rosa di Grasse e la rosa di Damasco e la foglia del gelsomino e in base il patchouli e il legno di palissandro. Secondo me è una fragranza abbastanza speziatina, ma non uno speziato caldo natalizio, invernale, no, rimane comunque molto fiorito. Ma essendo che c'è questo pepe rosa e anche l'arancia rossa che si sente abbastanza, a me non piace tanto l'arancia rossa, ma qui lo rende proprio succoso e anche abbastanza carnale, abbastanza sexy secondo me. Per quanto sia comunque un profumo da utilizzare anche tutti i giorni in realtà, questo è un perfetto signature scent per un qualsiasi lavoro, sia che sia un lavoro in ufficio, sia che sia un lavoro magari all'aperto o un qualsiasi altro tipo di lavoro. È un profumo che non è assolutamente offensivo, quindi non date fastidio a nessuno, non è troppo forte né troppo delicato. Vi sentono, fa una bella scia, una bella proiezione. Non è troppo forte che date fastidio assolutamente. In più, se ne spruzzate meno, ovviamente diventa più delicato. Secondo me è proprio buono, dà proprio l'idea di una donna o di una ragazza, perché secondo me va benissimo anche per una ragazza più giovane. Allegra, felice, pulita. Ma che comunque sa quello che vuole, per quanto tanti lo ritengano un profumo molto generico, quindi che somiglia a tanti altri, già sentito 1000 volte, sì, non è il profumo più originale della storia, assolutamente no. Ma diciamoci la verità, adesso come adesso è difficile trovare un profumo estremamente originale che nessuno abbia mai fatto o che non somiglia a nessun altro profumo esistente, molto difficile, soprattutto nei designer come può essere Dior. Ma secondo me rimane talmente classico e buono che non può non piacervi questo profumo. Se vi piacciono i profumi fioriti, leggermente speziati, leggermente pepati, questo è veramente buonissimo. Perfetto per un appuntamento di giorno, un brunch, una colazione, un pranzo, o come dicevamo prima, una bella passeggiata, un giro al parco, qualcosa del genere. Anche all'aperto questo profumo è molto buono perché dà proprio l'idea anche di fiorellini, di cose simili, quindi è molto adatto anche a un appuntamento all'aperto. Andando avanti, anche qui non potevo non citarlo, Si Fiori di Giorgio Armani. Questa è la fragranza più dolcina e coccolosa, ma allo stesso tempo leggermente sexy che abbia mai sentito. A me questo profumo ricorda una versione molto più leggera e sottile e morbidina di Love Don't Be Shy di Killian. Un po' il vibe me lo ricorda alla lontana. Non direi che sono dupe, ma comunque si somigliano. Anche qui abbiamo una bellissima confezione di questo rosa baby, molto molto carino, che dà proprio l'idea del profumo, cioè se il profumo avesse un colore sarebbe esattamente questo colore. Ho sentito oltretutto che questa fragranza sta andando fuori commercio o addirittura è già andata fuori commercio. Voci di corridoio su Instagram dicono questa cosa.
Non sono sicura, ma se la trovate e vi piace, compratela perché può essere che magari tra qualche mese non la si trovi più in commercio o che diventi talmente costosa che non ne varrà neanche più la pena. Mamma mia, quanto è buono questo profumo! Qui abbiamo in apertura il ribes nero e il mandarino verde, in centro il neroli, la rosa, il patchouli e il muschio, in base alla vaniglia e il muschio bianco. È questa nota di neroli che mi ricorda molto Love Don't Be Shy di Killian. Sembra proprio di addentare un marshmallow molto molto morbido, vanigliato, di quelli rosa tipo. È veramente buono, leggermente polveroso. Mi dà l'idea quasi dello zucchero a velo che può esserci sopra il marshmallow. Fiorito, il ribes nero ci dà proprio questa succosità sotto, ma comunque non rimane appiccicoso o troppo sensuale, rimane comunque perfetto per il giorno. Ah, veramente buono, godurioso da morire. Non riuscite a smettere di annusarlo. E man mano che si scalda, esce sempre di più questa nota, appunto di ribes nero del sì originale, quindi che vi ricorda lontanamente il sì originale, per quanto secondo me sia quello che si distacca di più dalla linea base del sì di Giorgio Armani. È veramente una delle fragranze femminili e dolci e innocenti, pulite, da vestitino bianco con i fiorellini che ci possa essere. Procediamo con l'emblema della femminilità e questo è il Delina di Parfum de Marly. Ve ne ho parlato nel mio ultimo video, se non sbaglio, del haul, perché appunto ce l'ho da molto poco in realtà, ma veramente me ne sono già innamorata. Anche questo, come il sì di Giorgio Armani, ha praticamente lo stesso colore, questo rosa baby. Molto molto bello, molto dolce. Questo profumo è in apertura lici, rabarbaro, il bergamotto e la noce moscata. In centro la rosa turca, la peonia, il muschio, i petali di fiori e la vaniglia. In base il cashmere, anellino di cedro, il vetiver e l'incenso. Questo secondo me rappresenta la donna ideale. È brutto da dire, è un po' strano, però se voi vi immaginate la donna ideale, che profumo dovrebbe avere? O la sposa ideale, che profumo dovrebbe avere? Secondo me si avvicinerebbe molto al Delina. Veramente, secondo me, è uno di quei profumi che vanno annusati almeno una volta nella vita. Ultimamente, dato il successo di questo marchio e di questo profumo, tanti altri profumi stanno iniziando a prendere ispirazione a questo. Quindi troverete questo DNA anche in altri profumi. Purtroppo, ma è normale che succedano queste cose qua. Quando un profumo nuovo esce e sconvolge un po' il mercato, vedi Baccarat Rouge. In giro di 3 giorni, qualsiasi profumo somiglia a quello. Diciamo che questo qua è un po' l'originale. Ed è un po' tra i primi profumi che hanno scelto questo abbinamento di lici e rabarbaro, che veramente rendono l'apertura estremamente succosa. Ve l'ho già detto altre volte che secondo me dà l'idea delle caramelline, quelle gommose frizzanti, proprio che vi fanno venire la saliva in bocca, leggermente asprette, ma allo stesso tempo la rosa, una peonia molto molto dolce, molto molto matura, veramente morbida. Rendono questo profumo sì aspretto nell'apertura, ma in contemporanea molto molto dolce e fiorito, ma non il classico fiorito che sa da fioreria. No, questo non ha l'idea di fioreria, questo dà proprio l'idea di un campo in primavera ricoperto di rose, di peonie, di fiori. Ah, veramente veramente buonissimo. L'incenso si sente man mano che si scalda il profumo e non è un incenso freddo, è un incenso abbastanza caldo, ma comunque abbastanza delicato, non è che dia fastidio. Se non vi piace quella nota, secondo me non dà fastidio, non dovrebbe essere un problema per voi. La noce moscata lo rende leggermente speziatino e lo rende molto più interessante. E in più il muschio, i petali di fiori, la vaniglia, il cashmere lo rendono cremoso da morire. Questa è una delle fragranze che dura di più in assoluto. Veramente mi è durata, penso, almeno 12 ore l'ultima volta che l'ho indossata. E non ne avevo neanche spruzzata tanto. Lascia una scia impressionante. Riempie veramente una stanza e una casa, probabilmente. Mamma mia, non riesco a smettere di annusarlo ogni volta. E poi c'è cioè, la confezione anche, è l'emblema della femminilità, anche questa qui. Se vi piace questo stile ma volete qualcosa di più economico, ve l'ho già detto, provate a sentire Very Good Girl di Carolina Herrera, oppure mi ero dimenticata di citarlo l'altro giorno nel video, che secondo me questo somiglia anche molto a Angel Nova di Mugler. Per quanto Angel Nova lo ritengo che sia ancora più aspretto, nel modo più buono, non che vi dia l'idea proprio di aspro come il limone, ma quell'aspretto che ha lici e rabarbaro. È un po' più aspretto, meno cremoso sotto, quindi un po' forse più estivo, però comunque secondo me il vibe è molto simile e se vi piace uno di quei due profumi di sicuro dovete andare ad annusare e provare questo qui.
Sempre per l'appuntamento di giorno, La Belle di Jean Paul Gaultier. Io ultimamente sono in fissa con questo profumo, lo sto usando un sacco, come potete vedere. È veramente buono da morire. Ultimamente mi sta piacendo veramente tanto la nota della pera. Qui abbiamo in apertura la pera e il bergamotto, in centro le note floreali e il cuoio, in base la vaniglia, il vetiver, l'ambra e il muschio. Secondo me questa fragranza è speciale. Vi consiglio di provarla sulla pelle, non tanto sullo strip, perché secondo me è più buona sulla pelle. Si scalda molto di più e c'è qualcosa nell'apertura che non mi convince. I primi 10-15 minuti della fragranza c'è qualcosa che mi punge e non riesco a capire che nota sia, ma poi quando iniziano a passare appunto il quarto d'ora, i 20 minuti, si scalda in una maniera e diventa estremamente sciroppata, dolce, ma comunque rimane ariosa, non è troppo troppo appiccicosa. È veramente molto molto femminile, molto sexy, ma non troppo da sera, per quanto secondo me in estate, in primavera la si può indossare tutto il giorno letteralmente. Adesso che è inverno la preferisco indossare di giorno piuttosto che la sera, perché è un po' più leggerina, per quanto sia uno dei profumi che dura di più in tutta la mia collezione, penso che questo qua arrivi tranquillamente alle 7 ore di durata e anche la scia e la proiezione ci stanno tutte. Dura molto, anche sui vestiti dura veramente tantissimo. Secondo me è proprio speciale come profumo. Provate anche ad andare a sentire magari Le Parfum, che è la versione Intense. Io preferisco di gran lunga questa rispetto alle Parfum, però può essere che magari a voi piaccia una piuttosto che l'altra. In più ho visto che dovrebbe uscire Jean Paul Gaultier con una nuova edizione limitata di La Belle, che si chiama Fleur Terrible, una cosa del genere, ed è azzurra, ha un pack stupendo, infatti l'ho pubblicata l'altra sera su Instagram e mi avete bombardato di DM a chiedermi, oh mio Dio, quando esce? Non lo so quando esce, perché la sto cercando ovunque e ancora non è disponibile. Penso che la faranno uscire prossimamente, ma il pack è sempre trasparente così e azzurro, tipo un celeste turchese, bellissimo. E qui come decoro ha dei fiori e tipo un pappagallo, qualcosa del genere, perché dovrebbe essere una versione un po' più acquatica, un po' più tropicale. Non vedo l'ora di prenderla già solo per la confezione perché mi sembra stupenda. Comunque, tornando a questo, buonissimo, molto femminile, molto sexy. Ah, veramente succoso da morire. Ultimo dei profumi da giorno è Alison di Royal Life. Questo corrisponde a Roses Musk di Montal, che sono sempre lì lì per comprare. Ma dall'altra parte mi piace talmente tanto questo che per ora sto utilizzando questo qui. Anche perché non ho ancora trovato una buona offerta su Montale, devo essere sincera, e prenderlo a prezzo intero per ora non mi andava. Questo di Royal Life è molto forte, molto potente, ha anche una buona scia, mi sta piacendo veramente tanto. Ed è, secondo me, 95% uguale all'originale. Io ho un paio di campioncini di Roses Musk che li ho usati diverse volte. Ovvio che il Montale dura ancora di più di questo, perché i Montale hanno una durata veramente allucinante, durano ore e straore. Questo qui dura un velo meno, ma secondo me dura comunque tanto su di me e non ho assolutamente problemi con la durata. E qui come note abbiamo rosa, muschio e gelsomino. Quindi è sì, dà sì la sensazione di pulito, ma non così tanto come un qualsiasi altro profumo al muschio, perché qui la rosa che c'è è la tipica rosa di Montale, quindi una rosa molto gourmand, molto sciropposa, molto marmellatosa. E non una rosa fresca, classica, polverosa, assolutamente. Questa è una rosa veramente tosta, molto calda, molto molto dolce, che quindi, per quanto abbia il muschio che la abbassa leggermente, rimane comunque molto sexy, molto seconda pelle, per quanto il profumo anche abbia molta proiezione, è quel tipo di odore che vi dà l'idea di una pelle buona, morbida, pulita veramente, ma con questa buonissima nota di rosa e di gelsomino che si sente abbastanza, molto molto sexy, molto carnale anche questa. Perfetta secondo me per una giornata all'aperto o comunque un appuntamento di giorno. Magari d'estate ci sta anche la sera, però dato che San Valentino ovviamente cade che è ancora freddo, ve la consiglierei di giorno, buonissima veramente. Molto molto femminile, veramente stupenda. Passando ai profumi da sera, non potevo non citare il mio emblema della sensualità. È uno dei profumi tra tutti quelli che ho che secondo me urlano sensualità di più in assoluto ed è Good Girl Supreme di Carolina Herrera. Questo profumo veramente
quando lo sento in giro, è successo poche volte che lo sentissi in giro, ma veramente mi sono girata così a cercare chi fosse che lo stava indossando, perché veramente fa girare la testa questo profumo, è speciale. Se vi piace il Good Girl originale, comunque vi consiglio di andare a sentire questo. A me questo piace di gran lunga di più rispetto al Good Girl originale, perché mentre l'originale a me dà l'idea un po' dello stile Black Opium, quindi quei classici dolcioni con 65 note all'interno, c'è di tutto e non c'è niente. Senti mille cose e allo stesso tempo non senti niente di specifico. Questo ha comunque il DNA simile al Good Girl, quindi comunque deve piacervi quello perché vi piaccia questo, ma non per forza, è comunque abbastanza diverso che secondo me vale la pena averli entrambi se ne avete uno dei due. A me questo piace molto di più perché c'è questa nota di fiori bianchi, se non sbaglio anche il gelsomino, adesso vado a vedere, e i frutti rossi che veramente lo rendono sexy da paura. Questo dura poi un'eternità sui vestiti, soprattutto anche sulla pelle, ma soprattutto sui vestiti. Io quando lo uso ne faccio due spruzzi, forse tre, e veramente me lo porto dietro tutto il giorno. Qui abbiamo in apertura i frutti di bosco e il gelsomino, mi ricordavo bene. In centro la fava tonka e la tuberosa, in base il vetiver. Il vetiver ci dà quella punta di leggermente legnosetto, leggermente più erbaceo, ma non che dia fastidio o che dia l'idea di terra o altro, assolutamente no. Ci dà quella punta in più di freschezza, soprattutto nell'apertura. Dopo, man mano che si scalda, esce molto di più la fava tonka. La tuberosa si sente, non dà l'idea di bubblegum, come di solito danno l'idea di tuberosa, almeno secondo me. Qui si sente semplicemente questo tripudio di fiori bianchi, ma non che mi dà l'idea di gomma da masticare, diciamo. Io sento principalmente una buona dose di gelsomino, che deve piacervi, ma è un gelsomino molto dolce, non è troppo realistico, diciamo, non è troppo naturale. È un gelsomino un po' sintetichetto, mettiamola così, ma nel modo più buono che possa esserci. Non so se questo lo consiglierei per una cena, perché dato che ci sono i frutti rossi e i fiori bianchi molto dolci, potrebbero darvi un po' di fastidio a voi o ad altre persone del ristorante, perché potrebbero un po' interferire col cibo che state mangiando. Fosse stato solo fiorito, ci sarebbe stato tranquillamente, ma essendo che ci sono questi frutti e comunque questi fiori sono molto dolci, potrebbe dare fastidio. Questo ve lo consiglio o se dovete avere un appuntamento magari in un locale, quindi dove dovete bere, chiacchierare, magari c'è la musica, eccetera. Oppure se decidete di stare a casa e fare le vostre cosine zozzettine, come al solito. Questo qui è veramente, veramente sensuale. Ah, veramente buono. Se vi posso consigliare, spruzzatelo sotto i vestiti e veramente uscirà questo profumo che si scalderà ancora di più grazie al vostro calore del corpo. Stupendo. Dopo abbiamo un altro sì di Giorgio Armani. Se questa qui era la sorellina più easy, fiorellini e vestitini bianchi. Questa è la sorella maggiore con i contour marrons, tosta da morire e adatta a una bellissima serata fuori o dentro casa, chiamiamola così. Questo è il Sea Intense di Giorgio Armani. Questa è l'uscita del 2021. Quindi mi raccomando, se è, cercate questa qua, perché ad esempio è l'uscita del, non mi ricordo che anno era, ma era sempre un Sea Intense e aveva la confezione tutta nera, non mi faceva impazzire tanto quanto questo. Qui abbiamo come note lo sciroppo di ribes nero, la rosa turca e il davana, il benzoino e il patchouli. Mamma mia, quanto è buono! Secondo me questo viene anche ritenuto molto sexy da parte degli uomini, perché tutta la linea dei sì, a parte sì fiori che è quello che si distacca un po', ma soprattutto gli altri sì e soprattutto questo, l'intense, con questo sciroppo di ribes nero, ricorda quasi l'odore di un buon vino rosso. Ve l'ho detto anche in altri video e ne ho sentito parlare anche da tantissime altre persone, che a tutti dà un po' quest'idea. Ed è per questo che secondo me viene ritenuto molto sensuale da parte degli uomini. È un profumo veramente buono, ha un buon sillage e una buona proiezione. Molto molto sensuale veramente questo qui. Vi dà proprio l'idea di essere vestite o di nero o di rosso, di avere un vestito, non so, di pizzo oppure un chiodo di pelle. Non so, di essere in un locale con le luci basse o soffuse, bere super alcolici. Oppure allo stesso tempo essere in un ristorante di lusso a fare un'ottima cena di carne, di pesce, di quello che preferite, vestite super eleganti, magari con quei vestitini tipo di seta, di qualcosa del genere. Mamma mia, questo profumo è veramente buonissimo.
È caldo da morire, io lo indosso spesso nelle giornate di pioggia proprio perché mi dà quest'idea di un caldo abbraccio, ma allo stesso tempo molto molto sensuale. Non è troppo pesante, secondo me, potete anche fare uno spruzzino in più, anche qui soprattutto sotto i vestiti, così lo scaldate molto più in fretta, ma rimane comunque abbastanza arioso. Per quanto ci sia lo sciroppo, io non ritengo che sia troppo appiccicoso come fragranza. Noto invece che rimane sempre arioso, vi fa proprio questa nuvola intorno di questo profumo molto molto caldo, molto sensuale. Ah, veramente buonissimo. In più anche proprio il colore del succo vi dà l'idea del profumo che potrebbe avere. Veramente stupendo, buonissimo. Andando avanti con Lost Cherry di Tom Ford, secondo me anche questa è una fragranza estremamente sensuale. Proprio molto molto femminile, per quanto io la ritenga anche abbastanza unisex, che secondo me la può usare tranquillamente anche un uomo. Ah, oh, mamma mia! Ogni volta che sento questo profumo mi tremano le ginocchia, veramente. È stupendo. Il brutto di questa fragranza è che non ha un'ottima durata. Su di me comunque le 2-3 ore se le fa e per me non è un problema, soprattutto se dovete andare a un appuntamento, non è che vi serva che duri 15 ore. E poi, man mano che si scalda, tende a diventare quasi uno skin scent, quindi la persona deve esservi molto più vicina per sentire questo profumo, quindi forse anche ci sta. Qui come nota abbiamo l'amarena, la mandorla amara e il liquore. In centro l'amarena, la prugna, la rosa turca e il gelsomino. In base la fava tonka, la vaniglia, il balsamo del Perù, la cannella, il benzoino, il sandalo, i chiodi di garofano, il legno di cedro, il patchouli e il vetiver. Mille mille note, io principalmente sento le note di apertura e le note di cuore. La base, a parte la vaniglia, del resto sento un po' poco. A me questo dà proprio l'idea di bere un liquore all'amarena mangiando degli amaretti. Quindi proprio questo tripudio di amarena, di mandorla e di liquore. Buonissimo, veramente. Molto molto sensuale, veramente veramente buono. Annusatelo se avete occasione, stupendo. Andando avanti abbiamo l'Inter di Rouge di Givenchy. Anche questo secondo me è molto molto sensuale. Questa è una tuberosa con arancia rossa, se non sbaglio, e zenzero addirittura. L'Inter di Rouge è estremamente sensuale, molto molto forte. Ne basta poco, mi raccomando, non spruzzatene troppo perché rischiate veramente di intossicarvi. Abbiamo in apertura lo zenzero e l'arancia rossa. In centro la tuberosa, il gelsomino e la foglia di pimento che lo rende anche qua leggermente più speziatino. In base il sandalo, il patchouli e il vetiver. Secondo me è veramente sexy da morire. Perfetta o per una cena o per un appuntamento. Questa qua in realtà, se è inverno e fa freddo in quel giorno, potete tranquillamente utilizzarla anche di giorno, senza problemi. Ma secondo me di sera ha quel che in più, è molto misteriosa, molto sexy. Secondo me anche qui vi vedo vestite o del colore della boccetta, quindi un rosso sangue molto scuro, oppure vestite di pelle, qualcosa del genere, o di nero. Molto molto misteriosa, molto seducente. Molto forte, la tuberosa la rende fiorita, ma tutto il resto, quindi il pimento, lo zenzero, l'arancia, la rendono invece molto più oscura, misteriosa da morire. Veramente buono questo profumo, è fortissimo, ha un'ottima scia, un'ottima proiezione. Sui vestiti dura giorni e giorni. Mamma mia, delizioso! Andate assolutamente a sentire questo profumo qua. Anche eventualmente l'Inter di Intense, se non vi piace questo andate sull'Intense, anche quello lì super cremoso e speziatino. Questo però secondo me è un po' più sexy. Ultimo ma non per importanza, un altro dei miei preferiti che è il Kayali Sweet Diamond Pink Pepper. Questo è, a parte c'è la confezione che è bellissima, questo diamante gioiello fucsia praticamente. Mamma mia, ogni volta che sento questo profumo di nuovo, cioè le ginocchia che mi tremano. Stupendo. Qui abbiamo il pepe rosa, lo zafferano, il giglio e il bergamotto. In centro la rosa bulgara, la rosa di maggio, l'orchidea vaniglia, la magnolia. In base il sandalo, l'ambra, il muschio e il patchouli. Mamma mia, cosa non è questo profumo? Questo è estremamente sexy. Anche questo, lo so che sto dicendo le stesse cose su tutti, ma secondo me sono tutti uno più sensuale dell'altro. Veramente ruba il cuore, attira tantissimo le persone. Perché per quanto sia speziato e forte con anche lo zafferano e il pepe, allo stesso tempo è molto dolce, molto cremoso, con l'ambra, il muschio e la rosa e l'orchidea vaniglia che è spettacolare in questo profumo. Mamma mia, veramente veramente buono. Se avete occasione, questo è uno dei miei Kayali preferiti, uno dei più sensuali. Volevo inserire o questo o Invite Only,
che secondo me è forse ancora più sexy di questo, ma questo secondo me è più femminile, quindi forse più adatto o a un appuntamento o a San Valentino. Buonissimo, veramente delizioso, vi fa venire voglia di addentare la persona che lo sta indossando, veramente buonissimo. Bene, queste erano tutte le mie raccomandazioni da indossare a San Valentino oppure in qualsiasi altro appuntamento dove volete apparire molto sensuali e molto femminili. Fatemi sapere giù nei commenti quali sono i vostri profumi preferiti da indossare agli appuntamenti. Noi ci vediamo alla prossima, vi mando un mega bacio e buona giornata. Ciao ciao!